Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In data 27 agosto 2021, sulla pagina Facebook di Keyforge, Auro Rinara ha condiviso all'intera community l'articolo scritto da John Ziegler per la pagina Timeshippers. Un pezzo molto interessante, che parlava di sinergie tra carte poco note che sono venute alla luce prendendo come ispirazione il podcast della Nordic Keyforge League, dove si è parlato di combinazioni low-key. Troverete tutti i riferimenti, come sempre, in descrizione. Andando quindi ad escludere le unioni più note come Generosità Marziana e Furto della Chiave, Tributo e Six Emperor Tyrannosaurus, Capo Tribù Ganger e Battitorre, arrivando infine alla coppia Scissione Binata e Trapianto Dimensionale, scopriamo assieme quali sono le 10 combo in Keyforge che forse non avete mai sentito prima d'ora. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima sinergia è tra Circolo Vizioso Casuale ed Ultra Graviton. Dopo aver attivato l'effetto gioco di quest'ultima, che permetterà di archiviare le prime 5 carte del mazzo, per innescare l'abilità Raccolto Combattimento della Mastodontica, dovrete scartare una carta scelta dagli archivi per epurare un servitore sul campo da gioco e risolvere le sue icone bonus. Ora però potrebbe presentarsi un problema. Quando si vorrà attivare il secondo effetto del robotone di casa Logos, si rischierà di avere soltanto carte negli archivi che potranno, a loro modo, essere incisive durante il corso della partita. Ed è per questo che il circolo vizioso casuale risulterà importantissimo. Ma in che modo? Avendo già il Graviton sul terreno e le 5 carte negli archivi che risulteranno essere fondamentali per una fase offensiva importante, con il loop potrete archiviare assieme a quest'ultima una carta dalla mano che non vi servirà, tipo Nexus, ad esempio, se l'avversario non giocherà artefatti nel suo unico, per poi raccogliere o combattere con la mastodontica andando a scartare proprio il servitore di Casa Ombre, salvaguardando così le carte utili presenti nell'archivio. Potrete poi ripetere l'effetto dell'azione Logos riprendendo gli archivi in mano per dare letteralmente in pasto al robot le carte che non vi saranno utili nell'immediato per realizzare la vostra strategia di gioco. La seconda combinazione consiste nello scambio intercasa tra Piano Supremo e Alzati. Quest'ultima è una carta utilissima, soprattutto per recuperare i servitori distrutti durante il match dalla pila degli scarti, per innescare nuovamente delle dinamiche che potrebbero fornirvi un grosso vantaggio. L'unico problema dell'azione di casa Dis è che trova il suo massimo potenziale durante i turni nei quali si giocano i demoni violacei. Pena se si vorrà optare per creature di fazioni diverse la richiesta di un turno in più. Per fare un esempio pratico, in questo turno giocherete Alzati scegliendo Selvaggi, risolvendo poi il resto dell'effetto, e il turno successivo potrete selezionare le bestie e gli stregoni del crogiolo per fare la vostra giocata. In Keyforge però, soprattutto nelle battute finali di un match, un turno può fare la differenza, e rallentare il proprio stratagemma in dirittura d'arrivo potrebbe portare ad un ribaltamento di fronte, decretando così la vostra sconfitta. Con l'ausilio invece di Piano Supremo potrete azzerare i tempi di attesa, posizionando l'azione Dis sotto di esso per poi utilizzare l'effetto Omni dell'artefatto Ombre impiegando Alzati nel momento che riterrete più opportuno. In questo modo potenzierete al massimo
sia l'effetto della carta, che è un portabandiera della sezione Recursion disegnata da David Cogg, sia la vostra strategia di gioco, che vi farà fare un passo in avanti verso la vittoria finale. Terza combo vede uno dei sette peccati, Ira, fare coppia con uno contro molti. Ira è la creatura attaccante più forte del gioco per quanto mi riguarda, ed avendo il peccato veleno, schermaglia e provocazione, sfruttare le prime due parole chiave solo una volta, risulterebbe riduttivo, non credete? Ebbene, con il supporto dell'azione di Casa Sanctum, il demone potrà massimizzare il suo potere combattendo per ben tre volte, togliendo di mezzo potenziali creature che vi avranno infastidito fino a quel momento, e grazie al suo effetto, se ci saranno altri peccati in gioco, riuscirà ad adirare l'intera linea di battaglia rivale, o quasi. Anche qui l'unico neo è quello di aspettare un turno per poter realizzare la sinergia, ma se vi dovesse trovare all'inizio o nel bel mezzo di una partita, sicuramente questo binomio potrà fornirvi quel vantaggio che potrà risultare determinante ai fini della conclusione del match. Automa autoriparante e custode dell'anima ci aprono le porte a questa quarta sinergia. E qui si parla di timing. Se all'automa assegnerete la miglioria dis, di danni ne farete. Perché? Inserendo un ennesimo effetto distrutto, oltre a quello già esistente del robot, se lo manderete a schiantarsi contro qualche muro rivale, potrete scegliere prima di attivare l'effetto del custode, distruggendo il servitore avversario più forte, e poi innescare l'effetto del mostro Logos, facendolo sopravvivere. In più, questa dinamica potrà ripetersi turno dopo turno, dandovi la possibilità di creare non pochi problemi sul campo di battaglia. Anche qui c'è il rovescio della medaglia, ovvero se a distruggere l'autoriparante sarà il vostro avversario. In quel caso, essendo lui il giocatore attivo, azionerà prima l'effetto del servitore, non innescando quindi il valore aggiunto della miglioria. Ma se avrete la possibilità di far sopravvivere per più turni il mostro della casa degli scienziati e meccanici del crogiolo, le creature dei vostri avversari non saranno mai al sicuro. Quinta combinazione Total Dis con l'accoppiata artefatta Forgia d'Ossidiana e Accalappia Anime. Anche qui il timing la farà da padrone. Infatti dovrete giocare sul sottile filo che separa la prima parte dell'effetto della forgia, distruggi un qualsiasi numero di creature amiche, con il secondo, che vi chiederà se potrete forgiare o meno una chiave. Tranquilli comunque, tutto avverrà in automatico e non ci saranno problematiche di nessuna sorta. Distruggendo quindi i servitori sul vostro terreno, otterrete un numero di ambre pari alle creature sacrificate, facilitandovi così la forgiata. Se poi avrete sul campo mostri come Araldo della Rovina, potrete abbattere anche eventuali bersagli avversari con ambre catturate, facilitando ancor di più il successo dell'innesco della seconda parte della Forgia d'Ossidiana. Questa combo funziona bene con quei mazzi che archiviano molto. In questo caso, nello specifico, infatti, potrete iniziare a stipare i vostri demoni per farli scendere in gioco e poi distruggerli tutti in un solo colpo, creando una possibile terza chiave, così, letteralmente dal nulla, sorprendendo l'avversario. Sesta sinergia vede la correlazione tra Caverna Dente Zanna e Q-Mech, preferibilmente con qualche potenziamento. Che dire? Quando la caverna scende in gioco, bisogna sapersi prendere le proprie responsabilità, soprattutto se la si usa inconsapevolmente.
Quante volte ho visto forgiatori utilizzarla guidati dall'avarizia dell'ambra stampata e pentirsi subito dopo aver visto che l'artefatto di Casa Selvaggi ha letteralmente messo a ferro e fuoco la propria linea di battaglia? In casi come questo, servitori molto piccoli ma con effetti davvero importanti possono fare la differenza. Q-Mech, ad esempio, è uno di questi, dato che una volta distrutto finirà nei vostri archivi, pronto per essere impiegato nuovamente nel turno successivo. Detto ciò, il perché dell'icona bonus sembra piuttosto ovvia, dato che avrete sempre una cattura, una pescata, un danno da assegnare o semplicemente un'ambra in più ogni volta che giocherete il piccolo robot di casa Logos. Anche altri servitori potranno fare al caso della caverna, traendo a vostro vantaggio l'effetto di quest'ultima. Il ranocchiave, che vi darà la possibilità di forgiare a fine turno se possibile, è uno di questi. Ma anche Rad Penny o lo strisciante implacabile, preferibilmente potenziati, saranno ottimi bersagli per la dente zanna. In questo modo non vi pentirete di aver giocato quest'antro nel bel mezzo dei territori dei selvaggi, sapendo che avrete a supporto questi utili bersagli anche in vista di giocate future. Settimo binomio è quello tra collare della sottomissione e tempo del raccolto. Questa è una sinergia che in primis sarà difficile trovare in un deck dato che è formata da due rare. Ma non impossibile. Nel caso ve la ritrovaste tra le mani, potrà essere utilizzata al meglio se davanti a voi ci sarà un deck che giocherà nel trittico Dis. Mettete caso che sul terreno voi avete un demone che serve a poco, come Lilithal ad esempio, e il vostro avversario ha un infornace. Con il collare a quel punto potrete prendere il controllo del servitore rivale e con la stagione andare a depurare tutte le creature con tratto demone. In questo modo andrete a togliere di mezzo per il resto della partita sia il vostro Lilithal, che lascerà uno slot libero per evitare pescate inutili, che l'infornace di chi vi sta davanti, creandogli un danno. In più otterrete ambre pari al numero di servitori vostri epurati in questo modo. Attenzione però, due piccole postille giungono infine. La prima è che, se anche il forgiatore contro il quale state giocando avrà demoni sul terreno, otterrà un numero di ambre pari alle creature annientate dall'effetto dell'azione Dis. E la seconda è che è una combinazione più che occasionale. Se e quando vi capiterà di giocarla, scegliete gli obiettivi con cura ed intelligenza, o rischierete di ritorcervi contro il vantaggio che credevate di aver preso. L'ottava sinergia vede la combinazione tra scarica di lampi gemelli ed exploiter di anomalie. Avete presente quando il vostro avversario nasconde dietro ad un servitore con provocazione una creatura fastidiosa come Piantango, una figlia o un imp delle braci? Bene, questa combo allora farà al caso vostro. Nel primo esempio, quello di Piantango per intenderci, basterà infliggere due danni con l'azione di Casa Logos per poi azionare l'artefatto e il gioco sarà fatto. Per i restanti due, invece, saranno distrutti attraverso l'effetto della scarica e potrete rivolgere la vostra attenzione verso il mostro che va a fornire provocazione, togliendo di mezzo un muro che sarebbe servito al vostro avversario per infastidirvi ulteriormente nei turni successivi. Sostituto altrettanto valido ai lampi gemelli potrà essere anche la scarica positronica. Attenzione comunque all'armatura e agli status protezione che potrebbero invalidare questa sinergia. Federazione Stellare ci propone la nona combo tra il tenente Kirkar e Dongle Schermante. Da solo il tenente è abbastanza duro da mandare giù. Le sue due parole chiave, provocazione e pericolo 3,
ne fanno un servitore molto fastidioso in difesa. Ma cosa succede se gli viene assegnato il dongle? Immaginate una creatura che non solo ha due effetti davvero incredibili se combinati tra essi, provocazione e pericolo, ma anche elusione, che verrà conferita altresì ai suoi vicini. Ciò porterebbe il vostro avversario a dover attaccare per ben due volte l'alieno di casa Federazione, subendo la bellezza di 6 danni da pericolo. Un'esagerazione se si considera il fatto che verrebbero inflitti anche a creature con schermaglia. Affiancando inoltre all'Anduan creature che andrebbero a bloccare o limitare le giocate del vostro rivale, potreste accumulare un vantaggio quasi sleale che vi potrebbe spianare la via verso la forgiatura della tanto desiderata terza chiave. Decima ed ultima accoppiata che vede la giara di Ethan e la cripta di Ember Oscuri fare tandem. Potrebbe sembrare strana come abbinata, ma ragioniamoci su assieme per un attimo. Di solito la giara verrebbe utilizzata per stroncare sul nascere situazioni spinose, come ad esempio l'innesco di un Genka o qualsiasi altra sinergia di carte nel mazzo del vostro rivale. Ma se invece di giocarla in fase offensiva, la si utilizzasse in difensiva? Mi spiego meglio. Immaginate di avere un mazzo che gioca molti artefatti, come la cripta ad esempio, e diversi altri. Davanti vi ritrovate un unico che ha in sezione selvaggi una o più copie di reclamato della natura, o in logos squalo neutronico, o qualche altro elemento di controllo. Sapendolo, vi basterà nominarlo una volta che giocherete la giara e proteggerete non solo la giara stessa, ma anche ogni singolo artefatto che giocherete, spianandovi la strada verso l'utilizzo indiscriminato di qualsiasi carta nelle retrovie che vorrete, senza pensieri. In più, avrete creato un problema non da niente al vostro avversario, che si ritroverà letteralmente con delle carte morte che abbasseranno notevolmente la sua capacità di disturbo. La giara di Ethan è sicuramente una delle carte più utili in termini di versatilità che siano mai state stampate, soprattutto se si andrà a combinare, come in questo caso, con qualsiasi artefatto con alto potenziale in gioco. E voi, avete già scoperto ogni combo menzionata in questo video? O qualcuna vi era sconosciuta? Fatemelo sapere come sempre nei commenti e se avete qualche unico che le ha al suo interno. Chissà, magari proprio quel deck si rivelerà una vera e propria macchina da guerra pronta a fare piazza pulita della concorrenza. Non resterà che a voi scoprire e liberare il suo vero potenziale. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando durante una partita verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.